scatenato qualche polemica la dichiarazione del sindaco di Castello Matese, Antonio Montone, rilasciata ieri a Caserta Sera in merito al momento di emergenza sanitaria. Il servizio troppo lungo ci aveva costretto ad un taglio in fase di montaggio. Per questo motivo riteniamo doveroso oggi ridare la parola al primo cittadino. Sindaco, lei non aveva detto certamente che la pandemia che stiamo vivendo fosse un film, ci mancherebbe. Vuole ribadire la parte conclusiva dell'intervista di ieri per fare chiarezza con i nostri ascoltatori? Certo, Lorenzo, grazie per avermi richiamato. Evidentemente, dopo l'analisi, per quanto mi riguarda e per il mio punto di vista, abbastanza drammatica, senza sentire poi la proposta conclusiva, non aveva tanto senso perché qualcuno, qualche superficiale, può evidentemente parlare di contraddizioni rispetto a psicosi da virus e tutto quello che stiamo facendo a Castello da oltre un mese e mezzo con estrema attenzione, estremissima attenzione con i numerosi volontari che colgo sempre l'occasione per ringraziare. Sto dicendo da tutti i giorni, da circa 2 mesi, ai nostri volontari, che non smetto mai di ricordare, sono circa 45 unità, che per un paese piccolo come quello di Castello sono un bel numero di cui sono orgogliosissimo, ragazzi che stanno lavorando in maniera infaticabile, insieme alla Polizia Municipale, insieme alla locale stazione dei Carabinieri. Ma comunque, quello che dicevo per chiarire per qualcuno che non riesce a capire la mancanza di contraddizione, preciso solo che evidentemente la mia lamentela è perché i nostri governi stanno arrivando sempre secondi, stanno arrivando sempre tardi, arrivano sempre dopo la percezione del popolo. Non ci possono volere 2 mesi, adesso tutti stanno parlando di questo disastro dell'economia che bisogna riaprire, ma ci possono mai volere 2 mesi? Ma cosa ci voleva a prevedere quello che noi banalmente abbiamo fatto in un piccolo paese come Castello, uno dei tanti comuni della dorsale appenninica che parte dalla Calabria ed arriva a Bologna, in cui il senso di comunità, il volontariato ha un valore importante, e cioè dare una mano alle persone più deboli, alle fasce più deboli della popolazione, alle persone anziane, a coloro che hanno una patologia e a coloro che non hanno la fortuna di avere un lavoro stabile, per cui con degli aiuti sia economici che di carattere materiale, con generi alimentari e beni di prima necessità. E dopodiché, benedetti Dio, ma cosa ci vuole ad acquistare tamponi e test rapidi per tutti coloro che vanno a lavorare? Dare questa benedetta patente Immunità. di immunità, esatto, per cui se ne sta parlando solo adesso, ma ricordo a tutti che sono passati 2 mesi, c'era bisogno di arrivare a questo disastro? Leggevo stamattina l'ultimo dato sulla Repubblica che in 2 mesi si è generato quello che è successo dopo 5 anni di Lehman Brothers, parliamo di 13 trilioni di dollari, cioè 2 mesi che sembrano tantissimi, dureranno anni, dove non piangeremo solo tutti i nostri decessi, tutti i nostri cari, per questo approfitto ancora per la solidarietà nei confronti delle famiglie. Ricordo a tutti che ho un amico che è da poco uscito da questa malattia, il papà di una mia amica che ne sta uscendo in questi giorni, per cui conosco benissimo cosa succede e che cosa si vive. Però dico, benedetti Dio, bisogna uscire da questo e bisogna uscire senza la psicosi da paura, senza questa psicosi che è l'elemento più facile per la politica, per governare i popoli, sulla paura delle persone, ma sono passati decenni da quando questa era l'arma migliore. Purtroppo mi rendo conto che, essendo tanti coloro che ancora si fanno governare con la psicosi della paura, questo modo di governare sulla pancia dell'opinione pubblica, delle persone, è ancora quello che paga di più. Io non ho necessità ancora di fare politica, ricordo a tutti che sono alla fine del mandato, per cui lungi da me il paragone, invito tutti a sentire l'intervista di Rocco Mondagnieri, il premio Nobel per la medicina di qualche giorno fa, in cui dice credo quella che sia la verità. Per cui dico svegliamoci tutti da questo sonno e sollecitiamo i nostri governanti a prendere decisioni, perché loro sanno qual è lo stato delle cose, che certamente non è quello che appare, è quello che tutti i giorni ci propinano con i talk show e con le telefonate. E poi smettiamola di
chiamare i nostri operatori sanitari, sono degli eroi e nel frattempo abbiamo ridotto la sanità in questo stato, si è tagliato di tutto alla sanità, si sono ridotti gli stipendi ai medici, si sono ridotti gli stipendi agli operatori sanitari, si sono tagliato tutto ciò che si poteva tagliare e adesso ci lamentiamo che in Campania su 6 milioni di abitanti ci sono solo 356 posti di terapia intensiva. Ebbene, questa è una cosa da cui bisogna ripartire. Se la salute, come sappiamo tutti e come sono io il primo ad essere d'accordo, è la cosa più importante, dobbiamo partire da mettere a posto questa benedetta sanità che non sta in ottime condizioni. E non possiamo costruire gli ospedali con 2 mesi di ritardo, quando, viva Dio, fortunatamente sono finiti i malati. Adesso, dopo aver costruito gli ospedali, dovremmo trovare i malati per metterci dentro. È folle, è il ritardo con cui sta reagendo il nostro governo. È spaventoso, è questo quello che mi rammarica. Bisogna fare semplicemente quello che abbiamo fatto a Castello. Abbiamo acquistato i test rapidi, bisogna far tornare tutti a lavorare con la massima attenzione, con la massima attenzione, con tutte le misure che i comitati scientifici del governo hanno normato e hanno messo nei decreti legge e nei DPCM. Massima attenzione, ripeto, ma torniamo a lavorare, perché non finirà per adesso e purtroppo ne piangeremo tanti, purtroppo, e non sono un pessimista, anzi, sono un ottimista per definizione. Piangeremo tanti che saranno in cattivissime condizioni. La grande impresa sta in uno stato che neppure si immagina, se solo si leggono i numeri ci renderemo conto che tutte le famiglie che vivono grazie al lavoro delle imprese e non solo grazie allo Stato, tutte quelle famiglie avranno difficoltà nei prossimi mesi. Purtroppo non è difficile da immaginare. Bene, bene, grazie Sindaco per essere intervenuto e speriamo di aver chiarito definitivamente. Arrivederci, buon lavoro. Grazie, grazie Lorenzo, ciao, grazie.